La celebrazione della festa, della solennità dei Santi Pietro e Paolo è un'occasione per un messaggio a tutta la comunità agropolese che da secoli li venera come celesti padroni. È una festa, quindi potremmo dire, nel segno dell'essenziale, così come stiamo vivendo la novena iniziata lo scorso 20 giugno. E sono qui anche per presentarvi il programma delle celebrazioni, i primi vespri, domenica 28 alle 19:30, presieduti da Don Ernesto, saranno dedicati ai volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile che tanto si sono spesi nei mesi passati per l'assistenza ai nostri concittadini che tanto hanno fatto in collaborazione con le nostre Caritas perché non mancasse a nessuno l'aiuto necessario. Il giorno 29, giorno della solennità, avremo tre celebrazioni qui nella Chiesa Madre, al mattino alle ore 7, presieduta da Don Nicola Griffo, alle ore 8:30, presieduta da Don Domenico De Vita e alle ore 10, presieduta da Don Bruno Lancuba, che terminerà poi con la supplica ai santi patroni. La messa invece vespertina, quella della sera alle ore 19, sarà celebrata nella piazza d'arme del castello per dare la possibilità a tutti i fedeli di prendervi parte. Vista la necessità continua del distanziamento sociale, non abbiamo ritenuto non opportuno celebrare in chiesa, vista la esiguità dei posti a disposizione, sono a disposizione 56 posti, ma recarci sulla piazza d'arme con le immagini dei santi e lì, insieme alle autorità della nostra città, ritrovarci insieme a invocare il patrocinio degli apostoli. Concluderemo infatti la celebrazione proprio con la consegna delle chiavi della città ai protettori. Un invito allora a tutti gli agropolesi, non solo che è quello di venirci a trovare, venire a salutare in questi giorni le immagini, i simulacri degli apostoli, ma l'invito a riscoprirci comunità,